Dei grilli giganti che friniscono più forte di un amplificatore Pioneer, delle navi che volano sopra le onde, oppure la maschera di Jason Voorhees sulla schiena di uno scarabeo. Non crederai per niente a ciò che è successo. Il balano si classifica tra i frutti di mare più raffinati e ricercati dai gastronomi, benché la tecnica del loro consumo possa risultare piuttosto complessa per i neofiti. Per degustarli come si deve beccare ben fermamente il loro piede a forma di rombo, in modo da rimuovere il guscio squamoso poco appetitoso e l'artiglio, per infine poter raccogliere la carne restante che è l'unica cosa commestibile. Una tecnica di decorticazione che è lontana dall'essere un compito agevole, tanto più che la maggior parte dei balani sono di piccolissima dimensione, ma guarda un po' la dimensione di questo grosso balano che un passante ha scoperto su una spiaggia e che peserà proprio 400-500 grammi. Questo balano è in realtà un Balanus nubilus, più comunemente chiamato balano gigante. Questo artropode marino è infatti in grado di raggiungere delle dimensioni enormi che possono superare i 30 cm di altezza per un diametro di 15. Questo balano recuperato su una roccia è quindi solo un bebè in confronto. I veri mostri si nascondono un po' più in profondità nell'oceano, lontano dagli sguardi dei gourmet. Hai già sentito parlare della leggenda dell'olandese volante? I vecchi lupi di mare e altri marinai esperti ti diranno che è un nome maledetto che è meglio non pronunciare in alto mare. C'è il rischio di veder piombare su di te la nave fantasma più terrificante dei sette mari, preceduta da una terribile tempesta che causerà il tuo naufragio. L'olandese volante è forse solo una leggenda, ma c'è proprio un fondo di verità in tutto ciò e sarai davvero sorpreso nel sapere cos'è. Perché se si dice olandese volante e non altro, come l'olandese navigante o l'olandese è perché questa nave avrebbe la capacità sovrannaturale di volare sulle onde, ma la verità è quella che tutte le navi del mondo possono volare, e se questa affermazione ti sembra un po' tirata per i capelli, vuol dire che non hai mai assistito a una Fata Morgana. Sotto questo vocabolo, un po' barbaro, si nasconde in realtà una semplice illusione ottica, che fa in modo che in alcune condizioni una nave o qualsiasi altro edificio o rilievo danno l'impressione di levitare sopra l'acqua. In realtà è solo un miraggio provocato da strati d'aria calda e da strati di aria fredda che si sovrappongono. È un miraggio così stupefacente che ha abusato un buon numero di marinai esperti, e si dà il caso che sia forse persino una Fata Morgana ad essere all'origine della leggenda dell'olandese volante. Direzione Thailandia, nella provincia di Pathum Thaniao, nord della capitale Bangkok più precisamente, perché è in questa provincia che dei monaci buddisti hanno deciso di battere un record del mondo. I religiosi del tempio Dhammakaya hanno infatti deciso di entrare nel Guinness dei primati per far conoscere meglio il loro monastero al resto del pianeta, e non hanno trovato nulla di meglio che organizzare un immenso affresco infiammato, rappresentante questo buon vecchio Buddha bello paffuto nella posizione del loto, così come la mappa del mondo con tutti i continenti. Così non sono meno di 300.000 candele specifiche ad essere state accese per formare questo gigantesco quadro fiammeggiante di mille luci. Lo spettacolo è sicuramente grandioso, ma si sarà dovuto provvedere a dei posti in altitudine per poter correttamente ammirarlo. Vedi questo strano piccolo oggetto fissato a questo muro? Se guardi più da vicino potrai osservare che somiglia a una specie di testa o di cranio miniatura, con le sue due orbite nere come occhi, ma prova a concentrarti di più sui dettagli. Allora vedrai apparire la famosa maschera di hockey di Jason Voorhees. Ma la domanda che ti farai sicuramente è come diavolo la maschera del serial killer più emblematico di Hollywood ha potuto ritrovarsi appesa a questo muro decrepito? Rischi di non trovare la risposta, anche se sì, guarda, sembra che ci sia del movimento. E infatti muove un'ala, poi entrambe. Questo lo avrai senza dubbio capito in questa fase. Si tratta in realtà solo di uno scarabeo che si riposa un po' dopo un volo estenuante, perché come tutti i coleotteri questo povero insetto possiede un carapace perlomeno spesso e pesante, cosa che rende l'utilizzo delle sue ali arduo. Ma possiamo dire che questo scarabeo non avrà visibilmente bisogno delle sue ali per far fuggire i predatori, perché nessuno tra loro sarà abbastanza temerario per affrontare il terribile volto di Jason Voorhees che ha sulla schiena. Quando si desidera costruire un edificio, bisogna ovviamente utilizzare buoni materiali e buoni strumenti, ma bisogna soprattutto forare molti buchi e piantare un buon numero di paletti, perché avrai bisogno di buone fondamenta. Infatti, tutte le terre costruibili non sono uguali, e in alcuni luoghi il suolo non potrà affatto sopportare il peso della costruzione sopra di lui. Dovremo quindi scavare molto profondamente la terra, in modo da piazzarvi paletti di cemento armato che rappresenteranno allora una base robusta e incrollabile per l'edificio. In questa
immagini stai appunto per osservare un test di carico statico su uno di questi pilastri sotterranei, in modo da renderti conto della loro impressionante solidità. Per questo test in particolare, gli ingegneri hanno deciso di detonare delle cariche esplosive in modo da produrre una formidabile onda d'urto che si ripercuoterà completamente sul paletto. Come puoi vedere, l'esplosione è estremamente potente e distruttiva, eppure il paletto è quasi completamente intatto. Le fondamenta di quest'opera hanno quindi dimostrato che potessero resistere a delle pressioni e a dei vincoli enormi, visto che persino più chili di dinamite non ne sono venuti a capo. Ora voliamo verso la Nuova Zelanda, in cui stiamo per fare un incontro del terzo tipo. Direzione Tiri Tiri Matangi, a 30 km a nord-est di Auckland, uno degli ultimi santuari del Wetapunga. Anche famoso con il nome di Weta, gigante della piccola barriera, questo insetto dall'aspetto minaccioso non è tuttavia pericoloso o nemmeno nocivo, perché sotto questo carapace si nasconde un semplice ortottero, ossia lo stesso ordine a cui fanno parte le cavallette e i grilli, i quali sono tra gli insetti più inoffensivi che ci siano. Il Wetapunga è quindi solo una specie di grillo gigante che ha beneficiato del gigantismo insulare, visto che vive quasi esclusivamente solo su alcune isole della Nuova Zelanda. E come tutti i grilli del mondo, il Weta gigante produce anche uno stridulo ben riconoscibile. Tra l'altro, potresti sentire questi lugubri stridori notturni dal largo, quando persino l'isola da cui provengono non è ancora visibile. Decisamente l'arte contemporanea non finirà mai di stupirti, e persino quando pensi di essere annoiato e hai visto tutto, un artista completamente pazzo ti sfornerà un'idea strampalata che ti lascerà a bocca aperta. E così per questo progetto apparentemente artistico di nome Shrink 01995, e che è stato realizzato dall'artista visivo e scenografo belga Lawrence Malstaff. Qui si tratta di confezionare letteralmente sottovuoto degli esseri umani, esattamente come se si trattasse di verdure di stagione o di volgari vaschette di carne trita. Questo orribile dispositivo consiste in due grandi teloni di plastica che stringono il corpo di una persona, mentre un meccanismo espelle l'aria inesorabilmente fino ad ottenere un ambiente completamente vuoto. Per respirare, gli sfortunati partecipanti dispongono di un tubo trasparente inserito tra i due strati, cosa che consente loro di regolare il flusso d'aria. Le povere cavie hanno dovuto, tra l'altro, restare in posizioni scomode durante le lunghe ore dell'esposizione, cosa che è piuttosto traumatizzante per il corpo come per la mente, da credere che l'artista avrebbe delle tendenze malsane. I bambini non sanno più troppo cosa inventare per attirare l'attenzione dei loro genitori e tentare di impressionarli. In questa sequenza puoi vedere un piccolo monello mentre si diverte sull'altalena, ma in modo poco comune. Infatti è a testa in giù che questo bambino dondola, immergendo così i suoi capelli rossi in una pozzanghera ad ogni avanti e indietro. È davvero difficile capire la piccola giostra di questo pel di carota, né ciò che ha potuto passargli per la testa, perché come puoi osservare l'acqua nella quale bagna i suoi capelli è sporca e fangosa, ma ciò non sembra affatto scoraggiare questo ragazzino, il quale continua a dondolarsi tranquillamente a testa in giù. Il meno che si possa dire è che sua mamma non sarà molto felice di vedere la testa del suo piccolo piena di fango quando tornerà a casa. Troviamo davvero di tutto in un grande supermercato, ma è davvero solo in un grande supermercato americano che si può incontrare questo tipo di clienti. Giudica da te. Questa sequenza viene da un Walmart a Grand Rapids, nel Michigan. Mentre il grande negozio era pieno di clienti che facevano le loro piccole compere, questa settantenne ha deciso che fosse suo dovere fare spettacolo. Davanti a un pubblico sbalordito, la donna anziana, che è una contorsionista in pensione, ha iniziato a contorcersi da tutte le parti come una bambola di pezza. Ma bisogna dire che nonostante la sua età canonica, questa coraggiosa nonna ha conservato un'ottima flessibilità, in modo che potesse persino effettuare una doppia spaccata praticamente come se fosse un gioco da ragazzi. E con ciò la nonna può persino camminare sulle sue mani, spostandosi con così tanta agilità quanto un artista del Cirque du Soleil. La settantenne non avrà sicuramente medaglie olimpiche per questa piccola sessione di contorsionismo, ma avrà diritto comunque ai ferventi applausi dei clienti del supermercato, i quali non si aspettavano un tale spettacolo uscendo a far la spesa. E come sempre ti abbiamo lasciato il meglio per la fine con questa sequenza che ci trasporta direttamente nell'anno 2100. E sì, perché in alcuni paesi del mondo il futuro è già qui e non hai affatto macchine del tempo per accedervi, basta soltanto un visto. In queste immagini shock puoi vedere una sfilata di moda piuttosto particolare che mette in scena modelle molto carine, così come orrendi cani robot a quattro zampe. Tra l'altro questi ultimi sono parte integrante di questa orrenda messa in scena e non sono quindi semplici accessori della scenografia. Così possiamo vedere che i robot
interagiscono direttamente con le modelle in una specie di coreografia fredda e malsana, e in cui l'accento è messo di più sull'aspetto minaccioso di queste macchine che sui vestiti o la sfilata in sé. Tra l'altro, un'atmosfera piuttosto oscura regnava nella sala per tutto questo spettacolo indicibile, e anche se ciò sembrava piacere ad alcuni, molti erano profondamente terrorizzati, benché non volevano che si vedesse sui loro volti. E bisogna proprio ammettere che questo spettacolo robotico non fa presagire nulla di buono, perché ci rimanda a quella visione di una società distopica in cui dei cani robot detterebbero legge nelle strade e in cui le sbavature poliziesche sarebbero all'ordine del giorno. Infatti immagina un mondo simile a quello descritto da George Orwell nel romanzo 1984, in cui saremmo tutti sottomessi a un regime autoritario e in cui l'intelligenza artificiale e i robot sarebbero utilizzati contro le nostre libertà. La prospettiva di uno Skynet 2.0 che vedrebbe delle macchine sterminatrici non è infatti così assurda, soprattutto quando si vede questo tipo di immagini scioccanti. Ora dici, cosa ne pensi di queste sequenze alquanto allucinanti e strampalate? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!